Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Pensi che sia, prima diceva Massimo, sono affari loro, Selvaggia Lucarelli diceva no, affari loro, sono due persone pubbliche e sono penso, anche, Giorgia Meloni è anche una donna che da politico ha messo in campo anche nelle campagne elettorali la sua famiglia. Quindi è legittimo, è lecito adesso fare i commenti, le pulci su quello che è successo o è un paese di guardoni questo dell'Italia che guarda attraverso il buco della serratura o hanno fatto tutto loro? Beh, nel momento in cui Giorgia Meloni fa quella dichiarazione è un fatto di tutti, non è un fatto tutto loro, anche se originariamente dovrebbe in un mondo civile essere essenzialmente un fatto loro, ma nel momento in cui tu ne fai un fatto pubblico diventa un po' difficile. La questione è poi capire, ma qui non ho una risposta, meglio ce n'ho una, ma non ho detto che sia giusta, che effetto pratico questo può avere in termini di popolarità, di voti, di successo, eccetera. La mia impressione è che gli italiani, come tutti noi, si incuriosiscono, siamo curiosi di mestiere, fra l'altro, ma all'atto pratico non credo che sposterà di un centimetro la posizione e il consenso di Giorgia Meloni. Chi gli voleva male prima gli vuole male dopo, chi gli voleva male dopo gli voleva male prima. Cioè, quindi non sposta di una virgola neanche in termini di voti. Come dice lei, gutta cavat lapidem, no? Cioè dice la goccia scava la pietra, però alla fine la goccia resta goccia e la pietra resta però pietra. Però in verità è il contrario, no? Il detto, il proverbio. Tra l'altro, si può leggere in due modi, da destra e da sinistra. Posso aggiungere una cosa a tutto questo? Allora, intanto, vabbè, prendo alle cose. No, allora si è caduto. Ecco, volendo alle cose che diceva Mario, ci sarebbe da rispondere punto per punto, perché ciascuna di quelle prescindono persino da quello che hanno scritto i giornali, ma anche quelle sono frutto del loro approccio volontaristico, i protagonisti. Giorgia scrive un libro, Io sono Giorgia, dove racconta la storia della sua famiglia. In qualunque paese normale, tu conosci bene gli Stati Uniti, quel libro i giornalisti lo prendono e lo guardano ai raggi X. È tutto vero? C'è qualcosa che non torna? Perfetto. Il caso Lollobrigida è ancora più clamoroso. Anche lì lui in un'intervista ha detto, senza che nessuno gli avesse mai chiesto nulla, girano voci su di me, fanno tutto da soli. Sì, a parte certo, questo, però l'ultima cosa che voglio aggiungere, politicamente secondo me molto rilevante, e questo è sullo sfondo, alla fine di tutta questa solfa, voi che fate queste vite, ripeto, sono affari vostri, poi io lo dico in senso provocatorio perché è chiaro che c'è una dimensione pubblica che non ci può sfuggire e oggi riguarda Meloni come a suo tempo su un piano diverso riguardava Berlusconi. Fate la vostra vita, ma non pretendete di intervenire sulle vostre, sulle nostre, scusami, parlate di Dio, patria, famiglia. E poi questo è il vostro modello? Allora il modello ricordiamo. Sono affari vostri, io non giudico, però allora, non giudicate noi. Ricordiamo Selvaggia Lucarelli, lo slogan col quale